e allarme nutrie nel comune di San Giorgio di Pesaro. È talmente allarmante la situazione che il sindaco, con un'ordinanza, ne ha disposto l'abbattimento selettivo con l'intervento di personale preparato e qualificato. Ma chi è la nutria? E perché questo roditore dall'aspetto buffo e tozzo desta così tanta preoccupazione al punto tale da abbatterlo? La nutria, detta anche comunemente castorino, è un mammifero roditore originario del Sud America ed è inserita nell'elenco delle 100 tra le specie invasive più dannose al mondo. Vive in acquitrini, rive dei laghi e corsi d'acqua lenti, utilizza tane di altri animali come rifugio oppure scava sistemi di cunicoli che variano da semplici tunnel a complessi di camere e passaggi che si estendono per oltre 15 metri. Ecco, è questo il punto. Scava, scava, scava talmente tanto che le sue gallerie possono essere un pericolo per la stabilità di argini, dighe, terrapieni e dossi e anche per la stabilità dei mezzi agricoli e quindi delle persone che li conducono. A San Giorgio è allarme perché negli ultimi anni il loro incremento è stato esponenziale, vista anche la loro capacità riproduttiva. Le nutrie sono un problema? Sì, perché scavano le dighe, fanno i danni insomma. E poi mi sembrava di aver capito che si riproducono anche velocemente. Sì, infatti. A lei le capita di averle viste? Sì, le ho viste, ci ho fatto caso, anche per strada, l'ho vista, l'ho presa sotto con le macchine. Sono grosse? Sì, sono grosse, sì. Problemi a voi, oltre a scavare i buchi, che cosa vi fanno? Vi danno? Più che parte è quello, perché scavano le dighe e poi va a finire che frana il terreno, capito? E quindi anche fuori esce l'acqua, così, per quello lì. Ma è un problema di adesso o è sempre stato? Ma adesso qualche anno, un paio, 2 o 3 anni, se no prima non si vedevano. Non si vedevano. No. Ma perché a San Giorgio sono così numerose? Chi le ha insediate? I coltivatori qualche sospetto ce l'hanno. Che le nutrie tempo fa erano cosiddette animali da pelliccia, no? I fissati hanno fatto questi allevamenti, hanno visto che non producevano più, le hanno lasciate. Le hanno lasciate così libere, vanno nei stagni e fanno i danni, scavano, fanno i buchi dappertutto. E per voi è un po' un pericolo? È pericolo perché straripano i laghi, fanno i fossi, fanno i danni. Mangiano anche da me, per esempio, su che abito vicino a San Giorgio, nella cora c'era un sacco di rane, sono sparite le rane. La presenza così massiccia di questo mammifero e le lamentele dei cittadini residenti in prossimità dei bacini che segnalano la loro presenza vicino alle abitazioni mettendo in pericolo anche animali domestici ha spinto il sindaco a rimedi estremi. La legge lo permette, i proprietari terrieri che hanno il problema di essere infestati dalle nutrie possono fare richiesta e il sindaco con ordinanza può autorizzare il loro abbattimento. È la norma di legge nazionale che lo permette, se no altrimenti era impossibile fare una richiesta di questo genere. E sono veramente tante e stanno creando veramente così tanti problemi insomma lì in quella zona. Sono state l'anno scorso, quest'anno, il problema delle nutrie è che dove ci sono dei piccoli laghetti, degli argini, loro scavano dei buchi e quindi provocano l'indebolimento degli argini con tutti i problemi che ne conseguono. Quindi non è una cosa fatta così in maniera improvvisata eccetera, ma c'è una norma a monte che lo permette appunto perché queste specie sono specie che poi non sono neanche tipiche del nostro habitat. E qui, non essendo tipiche del nostro habitat, fanno ancora più danni.